nostra situazione è drammatica. Noi, io e altri 20 colleghi, lavoravamo in uno stabilimento della Johnson Controls, sita nel comune di Rocca d'Evantro in provincia di Caserta. Io rappresento la segreteria provinciale UGL Chimici Caserta e ci siamo in sostanza ritrovati dopo circa 15 anni di lavoro in mezzo a una strada, perché l'azienda da un giorno all'altro si è inventato, ma dico veramente inventato, una mobilità che non esisteva, per cui una mobilità inesistente. In sostanza questa azienda, questa multinazionale, ha per anni usufruito di ammortizzatori sociali. In sostanza, in pratica, noi abbiamo, come tutti i sindacati, hanno in pratica prima cercato insieme all'azienda di trovare delle soluzioni alternative con la mobilità volontaria, per cui sono state anche delle persone che sono uscite dal posto di lavoro in maniera volontaria, ma per i 20 rimasti questo non è stato, purtroppo non era possibile per motivi aziendali, al che hanno proceduto e hanno provveduto a una scelta, ma anziché scegliere secondo i criteri della normativa hanno fatto una scelta di natura sindacale e praticamente arbitrale. È una cosa scandalosa che hanno condotto in maniera sistematica un'epurazione del nostro sindacato in questo sito aziendale. Alcuni dirigenti sindacali avevano ovviato a delle rotazioni per quanto riguarda la cassa integrazione e noi ovviamente abbiamo denunciato immediatamente questa situazione, in quanto padri di famiglia rimanevano a casa con uno stipendio minimo di 400-500 euro al mese. Cioè, vi lascio immaginare che tragedia. Quando noi abbiamo denunciato ci siamo ritrovati dopo un anno e mezzo tutti a casa. Noi chiediamo ringrazio i giudici che stanno seguendo questa, perché noi ovviamente abbiamo impugnato in tribunale come gli altri colleghi. 5 nostri colleghi sono stati già reintegrati, per cui c'è già una condanna di questa società per l'operato assunto in questi anni con la mobilità, e questo la dice lunga. Per cui quello che noi dicevamo effettivamente è stato appurato ed è stato certificato che questa azienda non ha ovviamente provveduto a rispettare i criteri del tipico caso che dovrebbe essere garantito dall'articolo 18, quindi cosa ha da dire a riguardo? Guardi, io sono veramente, io vorrei dire alla cara Fornero che se si venisse a fare un giro a Caserta e a farsi due chiacchiere con noi, le spieghiamo un po' leggermente com'è la situazione nel casertano e si renderebbe conto da subito che delle aziende, ma la Johnson non è l'unica, è in buona compagnia, ce ne sono altre di realtà di questo genere, dove i lavoratori vengono praticamente manipolati, vengono immessi fuori senza nessuna procedura legale e vengono anche minacciati, perché in terra di lavoro purtroppo non abbiamo più una legalità tale che consente ai lavoratori di poter lavorare in maniera dignitosa. Per cui tutte queste fandonie che si stanno dicendo su queste riforme, a mio avviso, sì, ottime se avessimo avuto lavoro, ottime se avessimo avuto dei finanziamenti, ottimo se la situazione italiana era quella di 10, 15, 20 anni fa. Oggi non è così, anzi oggi questa situazione ha provocato e provocherà ulteriori disoccupati e ulteriori persone che usciranno dal percorso lavorativo.